dallo zioac di migliorati.org. Sono qua con la bella Giada, e quindi proprio oggi dicevamo proprio la bella e la bestia. E c'era anche l'annuncio da fare: se sei alta meno di un metro, pelosa e pesi almeno 100 kg, c'è un posto come modella per te nel mio prossimo video, in modo che tu possa far risaltare la mia naturale bellezza. Va bene, oggi parleremo di pulizia specifica della negatività. 6 esercizi molto veloci, dal più semplice al più complesso, per eliminare qualsiasi tipo di sensazione, emozione, pensiero negativo. Adesso è la prima volta che posi, quindi sicuramente avrai bisogno di un esercizio per allentare un po' la tensione. Il primo è molto semplice, semplicemente chiudi gli occhi, si chiama respiro onda. Fai un bel espiro, butta fuori, e quando butta fuori tutte le sensazioni che non vuoi. E quando inspiri, inspira le sensazioni che vuoi, tipo calma, relax, benessere, tranquillità. Di nuovo, quando espiri, butta fuori quello che non vuoi. Ecco, possibilmente dal naso. E quando inspiri, sempre dal naso, inspira quello che vuoi. Sempre dal naso fuori quello che non vuoi. Inspira dal naso quello che vuoi. Ecco, poi puoi anche variare, cioè puoi prendere anche altre sensazioni, tipo se quella è andata via, ne prendi un'altra e butti fuori quella che non vuoi. Diciamo che di solito funziona bene anche a occhi aperti nel giro di un qualche minuto. E questo è un esercizio proprio semplice, base, si trova dappertutto, è proprio il più base. Però se già vi funziona un esercizio base, siete a posto. In più, se siete in un colloquio, non è che c'è tanto lo spazio per chiudere gli occhi, quindi bisogna avere delle tecniche che funzionino anche a occhi aperti. Ecco, la cosa importante è che il respiro, all'inizio magari facciamo 3 respiri normali, poi naturale, come respiri normalmente, non c'è bisogno di controllarlo o forzarlo. Tieni anche conto che se espiri un po' di più, calmi, se inspiri un po' di più, anche come tempi, ecciti. E a volte è utile essere un po' più svegli, quindi usare un respiro eccitante, a volte è più utile usare un respiro calmante.